La radioterapia stereotassica è una nuova tecnica di radioterapia che ci consente di erogare alte dosi di radiazione in un numero limitato di frazioni che vanno dalle 3 alle 5 sedute di radioterapia, potendo raggiungere quindi una ablazione della lesione, delle lesioni che possiamo trattare in qualsiasi distretto corporeo. Questo che cosa ci ha consentito? Di essere incisivi da un punto di vista radiobiologico sulle lesioni e dall'altro canto il paziente è più compliante nei confronti di questo tipo di radioterapia. Nelle neoplasie polmonari la radioterapia stereotassica può essere completamente ablativa e si può mettere sullo stesso piano della chirurgia, soprattutto quando siamo di fronte a un paziente selezionato che ha una neoplasia polmonare, viene definita in early stage, cioè in una fase iniziale di malattia, e si è visto che la radioterapia stereotassica ha dei risultati sovrapponibili a quella della chirurgia. La mia esperienza a Pittsburgh è stata proprio concentrata sulla radioterapia stereotassica e quindi questo mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza e i miei studi proprio in questo ambito. Pittsburgh è lì che è nata la stereotassi, perché hanno tutta la nuovissima tecnologia che poi tra l'altro è la stessa che abbiamo noi qui adesso.